CBF Balducci Macerata per la prima volta nel volley che conta. In gara 3 di spareggio finale playoff, le maceratesi in un Fonte Scodella gremito e colorato di arancione sconfiggono 3-2 il Mondovì. Un match equilibrato con le piemontesi che hanno dato battaglia fino al 15-12 di un tie break al Cardio Palma. Poi la gioia incontenibile di tifosi, staff e squadra. 40 anni è tardi, ma guarda. Penso che Macerata merita, noi abbiamo fatto poco, tutti loro, il gioco di squadra, ma felicità immensa. Grazie a tutti voi. La sensazione unica, indescrivibile, vedere tutta questa gente al palazzetto è formidabile, portare dopo 8 anni a Serie 1 a Macerata è qualcosa di incredibile, pazzesco. Tutta questa gente, 2000 persone vestite d'arancio, incredibile. Forza CBF Balducci! Dunque, dopo 7 anni dall'addio della Lube, Macerata ritrova la palla a volo che conta grazie ad un gruppo di ragazze fenomenali capitanate da Ilenia Peretti. Soddisfazione enorme, era il mio sogno dal mini volley. Ho fatto tutta la scalata dalla Serie C fino alla 1, quindi non potevo chiedere di meglio. E sono soddisfatta perché sono maceratese, sono cresciuta in questa società, quindi era la soddisfazione più grande che potevo dare a tutta la città e a me stessa. In lacrime anche coach Paniconi. Una grandissima soddisfazione per tutti i meriti che hanno avuto le ragazze e la società nel credere in questo gruppo. È davvero una bellissima soddisfazione, bellissima. La festa poi è proseguita in centro storico con canti e cori. Chiudiamo anche con una battuta del primo cittadino Parcaroli che, sorridendo, fa una promessa. Si ritorna in Serie A, voglio il palazzetto, lo farò.